I mostri numero sono indubbiamente le carte più iconiche per la mia generazione. Infatti, all'epoca decine e decine, se non centinaia di bambini perdevano la testa per queste carte numero, un po' per la chiappa di tutti, un po' per false dicerie sul ruling. Un numero viene eliminato solo da un altro numero. Allora, ho un dubbio. Ho un dubbio. In questa serie andrò nell'arduo compito di recensire tutti i mostri numero esistenti nel gioco, nell'anime e in tutte le loro varie forme. Benvenuti in Mostri Numero, la recensione completa. Numero 39, Utopia! Questo mostro iconico di rango 4, Guerriero Luce, si fa con due livelli 4 e ha ben 2500 punti di attacco e 2000 di difesa. Quando un mostro dichiara l'attacco, puoi staccare uno e negare quell'attacco. Se questa carta è bersaglio di un attacco quando non ha materiali, fa seppuku. Questa carta è una delle più insultate nella storia, ma in realtà non è terribile. È vero che non è neanche buona, però che due livelli 4 all'epoca facessero un 2500 che ti può stallare due attacchi non è male. Di certo, l'ultima frase era sicuramente evitabile, e oggigiorno si usa come ponte per le sue altre forme. A meno che. Numero 39, doppia Utopia. Altro guerriero luce, rango 4 con 0 attacco e 2500 di difesa. Essa si fa con due livelli 4. E questa carta ha l'effetto rapido di staccare un materiale per aggiungerti l'ascia raddoppia e poi evolve in qualsiasi altra carta Utopia dell'extra deck. Con però attacco raddoppiato e con l'impossibilità di poter attaccare direttamente. E diciamo che è una carta focused per il going second. Tuttavia, ha anche un utilizzo di going first grazie alle ultime uscite nel mazzo Utopia. Se avete visto Zexal saprete benissimo che Yuma ha la tattica di annullare i suoi attacchi per poi attaccare di nuovo con l'ascia raddoppia, che raddoppierà quindi l'attacco di Utopia. Quindi se evochi Utopia OG avrai un 5000 punti di attacco, che andrà a annullare il suo attacco, riattaccherà con ben 10000 punti di attacco. E se l'avversario è un 2000 attacco o inferiore in posizione di attacco, beh, diciamo che ha perso. Questa carta è super buona, anche perché non sei obbligato ad avere un alza rango magico per evolvere Utopia nelle sue forme più forti. Tuttavia, è l'unica Utopia ad essere vulnerabilissimo alle Entrap. Infatti, muore di Ash, Veiler, Imperma e Ogre. Ed è la seconda forma di Utopia che ha visto più gioco. È stata giocata tantissimo in Sky Striker per andare a risolvere i Mirror Match, visto che i Link sono sempre in attacco. E le Link Sky Striker hanno 1500 punti di attacco che nei primi turni andranno a boostarsi nel migliore dei casi fino al 2000 o andranno a debuffare di 500 i mostri avversari. Numero 39, oltre l'Utopia. L'ultima Utopia dell'anime ha ben 3000 punti di attacco e 2500 di difesa e si può fare con due mostri di livello 6. L'evocazione Xyz azzera l'attacco di tutti i mostri avversari e una volta per turno, in effetto rapido, stacchi uno. Scegli come bersaglio un mostro Xyz che controlli e un'Utopia Alcimi. Bandisci il primo, evochi il secondo e guadagni 1250 life points. Il secondo effetto è complicatamente inutile. Tuttavia può tornare utile per vincere al, cioè volevo dire, per andare a fare gli effetti dell'aroma. Il primo, seppur sia una variazione di attacco, è un azzeramento ad aria e se l'avversario ha tanti mostri in attacco è probabile che questo effetto aiuti a fare UTK. Se la evochi con doppia utopia arriva a 6000 punti e quindi 6000 punti di danno assicurati. E ti basta avere un altro mostro con 2000 attacco sul terreno per vincere il duello. Numero 39, Radici dell'Utopia. Questo cosino si fa con due livello 1. È, diciamo, considerata l'involuzione Chaos Xyz di Utopia, seppure effettivamente non esista questa terminologia all'interno del gioco. Quando un mostro dichiara un attacco, per staccare uno, neghi l'attacco e se il mostro attaccante era un mostro Xyz guadagna pari al rango per 500. Sì, praticamente è Utopia, ma per i mazzi di livello 1. Non è terribile, ma neanche buona. Almeno diciamo che non fa il talebano e contro certi mazzi Xyz può diventare bello grosso. Tuttavia, a differenza di Utopia, non è considerabile come ponte per altre forme. Quindi diciamo che perde la maggior parte di gioco nei tempi più recenti. Numero 39, Utopia Rising. Questa carta uscirà da noi in Maze of Memories. È un 0 attacco con 2000 di difesa che su Special reborna un numero Xyz in difesa e gli cede tutti i suoi materiali. Se fai un'evocazione Xyz la puoi rebornare, ma poi la devi bandire quando lascia il terreno. Quindi questa carta vuole essere una sorta di Monster Reborn sempre disponibile nell'extra per i mazzi numero. Seppur sia interessante evocare altri mostri che mandi via per Link, eccetera, per andare a cercare di sfruttare i loro effetti, che sono soft once per turn, è praticamente inutile. Se F0 si potesse fare anche semplicemente con mostri numero, sarebbe molto, molto meglio.
Tuttavia, la carta che è il contrario di F0 e S0 è bannata, e per fortuna. Però, qualora venisse rilasciata, Rising potrebbe aiutare a farla. Attualmente non serve a nulla. Numero S39 Utopia Prime. Questa forma del manga si fa con 3 livelli 4 luce o evolvendo un'utopia che controlli. È un rango 4 e ha un fastidiosissimo attacco di 2510. Se le points avversari sono superiori ai tuoi di 3000, stacchi 3 e paghi fino ad averne solo 10. Spacchi tutti i mostri evocati specialmente del tuo avversario e se lo fai li bandisci e poi gli fai un burn di 300 per ogni mostro distrutto. Allora, in primo luogo è buona come prima evoluzione gratis per farne un'altra. In secondo luogo è una carta che super situazionalmente non è male, perché fai un mezzo Raigeki che banna e può fare un po' di danno, ma viene rovinata dal fatto che devi pagare fino ad avere 10 life points, diventando vulnerabile alla minima scintilla. Non è bella, non è brutta, ma è divertente. Numero S39, Utopia il Fulmine. Si evolve utilizzando un qualsiasi mostro utopia o sovrapponendo 3 luce di livello 5. Se questa carta combatte, l'avversario deve stare muto per tutto il damage step. Una volta per catena, durante il calcolo dei danni, se combatte con un mostro e se ha un'utopia come materiale, stacchi 2, l'attacco arriva a 5000 punti solo in quella fase del damage step. Questa è la forma di utopia più usata in competitivo. Infatti, due livelli 4 ti danno questo carro armato con l'effetto di un ingranaggio antico, che riesce addirittura a battere in battaglia numerosi mostri minacciosi. All'epoca di uscita era ancora più buona di adesso, perché molteplici mostri avevano effetti su spacco, come le mani. Tuttavia, non è da buttare neanche oggi. È vero che occupa 3 spazi nell'extra per giocarla in modo ottimale, però può costarne 2, e diciamo che passare sopra facilmente a tanti mostri può essere utile. Numero C39, Raggio Utopia! Condivide tutte le caratteristiche di Utopia eccetto l'effetto e i materiali. Si può evocare sovrapponendo 3 luce livello 4 o un'utopia che controlli. Puoi staccare molteplici volte per turno materiali da questa carta e per ogni materiale staccato il suo attacco guadagna 500 punti e un mostro dell'avversario ne perde 1000. Per farlo devi avere 1000 life points o meno. Non è male come ponte, anche se preferisco Prime, ed è super situazionalmente una macchina da OTK. Questa carta ha visto gioco in Duel Links come carta ribalta sorti, visto che i life points iniziali sono di 4000 e i danni sono più contenuti del TCG. Quindi, volendo, dato che normalmente full power arriva a 4000 e se l'avversario è un mostro con 3000 inferiore, lo puoi andare a drainare di tutto l'attacco, colpisci e vinci. Tuttavia, il difetto di tante macchine da OTK, ovvero non ha protezioni. E la restrizione pesante per andare a attivare il suo effetto, che comunque non è che sia tutta sta roba, diciamo che non aiuta a renderla forte. Numero C39, Raggio Utopia V. Questo mostro lo puoi fare con 3 livelli 5, e se viene distrutta da una carta avversaria puoi riciclare un mostro Xyz nel cimitero. Se questa carta ha un mostro Utopia come materiale, puoi, una volta per turno, staccare un materiale, spaccare bersagliando un mostro avversario e se era scoperto gli infliggi pure il danno pari all'attacco che aveva sul terreno. Questa carta non è male perché è un removal, pur troppo lento ma che fa burn, e quindi interessante. Interessante anche perché di solito quando vanno a spaccare un mostro sul terreno andrai a fare il danno pari all'attacco che aveva al cimitero originale. Invece in questo caso per V vai a togliergli proprio l'attacco che aveva quando l'ha conosciuto sul campo. Però ha numerosi difetti, principalmente la rimozione bersaglia e spacca. Molti mostri che vuoi togliere hanno protezioni da questi effetti, oppure hanno effetti trigger su distruzione o mandino. Il design di questa carta vorrebbe che tu distruggessi il mostro avversario grosso, fai danno da effetto e poi attacchi diretto. Tuttavia il modo per farla in modo più consistente è evocarla tramite doppia utopia. Purtroppo però doppia utopia non permette a questa carta di attaccare direttamente, rendendo quindi il design intero di questa carta un po' fragile. Tuttavia, se l'avversario ha un altro mostro sul terreno, il problema non si pone. Numero C39, Raggio Utopia Vittoria. Questo mostro lo puoi fare con 3 livelli 5. Ha 2800 punti di attacco e se attacca le magie trappole avversarie devono stare a cuccia. Se ha come materiale un mostro Utopia, quando dichiara un attacco su un mostro, stacchi 1, neghi l'effetto di quel mostro scoperto e inoltre assorbi il suo attacco fino alla fine del turno. Questa carta non è terribile come macchina da OTK. È un ingranaggio antico quando dichiara battaglia con un onesto incorporato. Il problema principale di questa carta, ma in realtà di molti Utopia, è che sono protetti soltanto in un momento specifico della battaglia quando dichiarano un attacco, e quindi possono essere rimossi prima di entrare in battaglia.
Tuttavia non la butterai nell'umido. E se la evochi con doppia utopia e l'avversario ha mosso in attacco, ti garantisci 5600 danni su attacco. Raggio utopia dragonico finale. Meno male che effettivamente non è il raggio utopia finale. Questo rango 5 viene considerato come numero C39 raggio utopia, sempre e comunque, anche fuori dal terreno. E ha 2500 punti attacco e 2000 di difesa. Una volta per turno, quando questa carta viene bersagliata da un attacco o da un effetto, equipaggia una Zexal Weapon da mano deck. Una volta per turno, stacchi 1, scegli come bersaglio un numero di carte scoperte controllate dal tuo avversario fino al numero di Zexal Weapon che sono equipaggiate a questa carta e annulli i loro effetti. Mi spiace dirlo, ma non ci sono motivi per giocare questa carta. Nonostante sia molto recente, in primo luogo viene considerata sempre come raggio utopia, e quindi non puoi giocare tre copie di quello originale o del leone finale, che effettivamente è buono. In secondo luogo, vuole simulare un effetto alla Dark Ruler No More. Quando i target sono limitati da carte equipaggiate da questa carta, a cui puoi rispondere e quindi un turbine di gemelli o tifone potrebbero compromettere l'intero effetto. Ulteriore problema è che per avere più Zexal Weapon deve essere bersagliata. È il peggior modo che hai per andarti ad equipaggiare le Zexal Weapon. Raggio Utopia, leone finale. Questo mostro condivide tutte le caratteristiche del dragonico finale, ma con un effetto decisamente migliore. Una volta per turno, sacchi un materiale e equipaggi una Zexal Weapon dal deck o extra deck a questa carta. L'effetto e l'attivazione non possono essere annullati. Una volta per turno, mentre questa carta è equipaggiata a uno Zexal Weapon, effetto rapido, scegli come bersaglio un mostro avversario, neghi i suoi effetti e se lo fai, dimezzi il suo attacco. E ci voleva tanto, questa è una forma bellissima di utopia e a mio parere la più forte nei mazzi utopia. Nega uno degli effetti migliori che può avere e lo fa senza staccare materiali, quindi il negate è sempre valido. Può equipaggiarsi carte che lo rendono intargettabile, indistruttibile e danno ulteriori negazioni. Questo effetto che vado a equipaggiarsi non può essere negato. Tuttavia il problema è che una rimozione in cena a questo effetto può sempre togliere dalle palle il nostro utopia finale e quindi comunque rendere tutta sta protezione inutile. Tuttavia è già un passo avanti rispetto a quello che abbiamo visto prima. La puoi evocare facilmente sopra doppia utopia, arrivando a una base di 5000 punti che può aumentare il suo attacco, avere self protection e, come detto prima, nega e dimezza attacco avversario, rendendo ancora più facile l'OTK.